10 giorni rispetto all'ultimo confronto in campionato fra le due squadre. Nuovamente Catania e Sicola Onzio si sfideranno quest'oggi nella seconda fase della Coppa Italia. Sono i colpi di un Lele Catania che può essere determinante. Attenzione a Lodi che conquista palla, la conclusione di Lodi e Nordi, mano aperta, costretto ad allargarsi, si affida a Bucolo, contro cross sul secondo palo, Di Molfetta in posizione regolare, si coordina la conclusione di Di Molfetta, ancora Nordi, ancora calcio d'angolo. La sua marcatura mista con a uomo all'interno dell'area di rigore, si va allora all'esterno dove c'è Marchese che si coordina, schema visto e rivisto tante volte. Nella massa di Molfetta, palla al centro, ci arriva ancora una volta Scardina, posizionato là sul primo palo, classico da centravanti, attenzione che la palla si impenna, la rovesciata e la rete splendida di Davis Curiale. Catania 1, Sicula Leonzio 0, la rete di Davis Curiale, gli applausi del Massimino, ma che gol, e l'abbraccio di tutti i giocatori rossazzurri al numero 11 di metro di gara. Intervento pulito sulla sfera da parte di Maimone, ottimo intervento di Lodi, poi di Molfetta verso il centro, ancora di Molfetta con i piedi Nordi, Lodi recupera al massimo con Ferrini. Ferrini non c'è quest'oggi, neanche convocato, Sosa si siede in panchina a fianco a Petta, c'è Tafa, tanta attenzione alla Sicula Leonzio dentro l'area di rigore con Maimone, si allarga il numero 20 davanti a lui, Marchese, braccetto alla schiena, parte il cross, il miracolo di Martinez, l'area del Catania, poi il tocco centrale, Esposito, zona tiro, attenzione ancora Esposito, palla sul sinistro, ancora Esposito, la conclusione, Martinez e poi la traversa, e poi ancora Martinez. Bisogna fare il conto anche con questi aspetti, tanto Parisi aspetta, cerca di capire le sue condizioni, il Catania invece non aspetta, attacca con Di Piazza, non c'è fuorigioco, ancora Di Piazza, la risposta di Nordi, adesso una bella trama centrale con Lodi, c'è Dall'Oglio libero, adesso servito ancora Dall'Oglio, due su di lui, prova la conclusione, Nordi la tiene lì in due tempi. Colonzo deve cercare il gol del pari, Marchese, suggerimento rasoterra verso Di Molfetta, non può restituire palla a Marchese perché è in fuorigioco, adesso sì, terzino di Delia, alza la testa, parte il cross verso il terreno del rigore, poi Di Piazza che cerca il secondo palo col mirino, sfera che termina di un po' di spazio, lo prende Fornito che avanza con la conduzione con il mancino, poi Barisic, le forze fresche chiamate in causa al centro verso Matteo Di Piazza che non ci arriva. La Catania e Sicula Leonzio nei quarti di finale, Coppa Italia che rappresenta certamente un passepartout importante anche in ottica playoff. Attenzione a Maimone, avanza il numero 20, servito Sosa, il cross arretrato intelligente all'interno, poi sbaglia Biondi, ancora Maimone, il dribbling, la conclusione, traversa, traversa di Maimone. Chissà che i suoi gol non possono servire proprio a Sicula Leonzio in ottica campionato, soprattutto per risalire la classifica, ma intanto Lodi, palla al centro, Nordi in calcio d'angolo, ancora una volta Nordi a dire di... ancora Sicula Leonzio, una delle ultime sgroppate offensive, ma arriva adesso il fischio del direttore di gara e dunque si chiude così